in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, sono in compagnia di Enzo Pisano. Enzo, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi tutti. Nato con questo dono. In verità, avendo parlato un po' con te giusto prima, due secondi, ti ho chiesto come mai la scelta di questa copertina, di che cosa trattasse un po' il libro, e alla fine ho scoperto che effettivamente c'è tanto, ma tanto da scoprire su questo libro, vero? Perché tu hai avuto modo di affrontare una tematica particolare, un po' inconsueta, bravo, di cui se ne sente casomai parlare in televisione, però non c'è nessuno che poi ha avuto modo di scriverla e quindi di approfondire anche il tema attraverso delle ricerche che tu hai fatto e portato a termine. Però proviamo a far capire a tutti coloro che ci stanno seguendo il perché di questo libro. Ho voluto raccontare attraverso una storia fatti che realmente accadono nel nostro paese, ma non penso solo da noi in Italia, a dire il vero, anche in altre parti del mondo. Ci sono persone che fuori dai canali ufficiali della religione si fanno una chiesa a modo proprio, in casa propria. Ed esercitano la professione abusivamente. Non stiamo parlando solo dei tanti operatori maghi, cartomanti, i santoni, quelli là che solitamente qualche volta, diciamo così, i media hanno trattato, ma persone che addirittura celebrano messe. Confessano le persone pur non facendo parte della chiesa ma soprattutto non fanno parte nemmeno di altre chiese, quindi non appartengono a nessun ordine, sono l'ordine che dentro di loro che li spinge a presentarsi agli altri come una sorta di guaritori. Io addirittura ho trovato proprio delle chiese costituite dove c'era il vescovo, a partire dal vescovo a scendere giù con i che erano completamente false. Cioè addirittura questo. Addirittura non c'era nemmeno nemmeno la successione apostolica. Perché nelle chiese che si dicono cristiane, però non ci sta la successione apostolica. Sì. Anche se l'argomento del libro non parla come un saggio, ma parla della storia di un personaggio in particolare che io ho costruito, prendendo vite, più vite messe insieme. E ho deciso poi di dargli un nome come Padre Gerardo. Come Padre Gerardo, perché poi i lettori scopriranno il motivo di questo nome Gerardo, che è un nome che viene dalla narrazione all'inizio del racconto. Che poi si parte dall'infanzia di questo personaggio fino all'età adulta. In modo tale un po' da riuscire a capire il perché di certi fenomeni, come una descrizione, è una specie di agiografia, solo che invece di essere il racconto della vita di un santo, è il racconto della vita di un santone. di un santone sedicente prete orientale. Un perfetto mix, un connubio perfetto proprio di idee, di modi di essere, di vivere, di poi, pensare. Poi degli elementi, degli input io li ho dati già nella parte retrostante della copertina, sì. In cui ci ho tenuto a dire appunto che il dono che aveva questo signore era il dono che poi la madre diceva che aveva questo dono. E cosa diceva la mamma? Quale dono era? Che guariva tutti gli ammalati. Tutti gli ammalati. È un dono da niente, praticamente. Un dono importante. Guariva persone che avevano brutti mali, persone che soffrivano di sterilità. Insomma, là dove la scienza medica si arrendeva, lui riusciva invece a portare a termine tutto. Almeno così diceva. Poi c'erano delle testimonianze. E nel racconto di persone, perché poi in tutti i santuari, pure i santuari quelli là ufficiali, sì.
le persone quando hanno una grazia ricevuta portano degli ex Sì, soldi, questo l'ho portano degli visto ex soldi. anch'io. E anche il luogo, questa villetta trasformata in chiesa di questo signore, era tappezzata di questi ex voti che erano stati portati negli anni. Però se noi dobbiamo dire lui faceva i miracoli, sarebbe sbagliato perché è sempre uno solo per chi crede che fa i miracoli. È vero, è vero. Ma in verità, da cosa ti è nata poi l'idea di creare questo libro? Perché sicuramente avrai sentito delle notizie, prova da lì poi ad appassionarti alla ricerca di tutte queste figure, addirittura dallo scrivere un libro. Non è che hai avuto un'esperienza diretta anche tu con uno di loro? Diciamo così, vi lascio tutti nel dubbio, anche se la dedica all'inizio del libro fa pensare che questo quadro santo realmente esista. Il Il quadro santo di cui parli nel quadro santo, libro, di perché quello che ha gli la occhi. dedica, ho fatto una dedica particolare in questo Al libro. quadro santo di Gesù per grazia ricevuta. Alle mie figlie che sono tale grazia ricevuta. Quindi è proprio tramite questa dedica che vuoi dirci qualcosa? E vuoi Sì. dire qualcosa ovviamente a tutti coloro che ci Sì. seguono, ai lettori poi appunto eventualmente del tuo romanzo. Sì, Quindi qualcosa è accaduto per qualche averti cosa è accaduto, spinto, non è qualche cosa stata è solo una accaduto. curiosità. Semplicemente questo quadro santo è il vero per me è il vero protagonista di questo racconto. Cioè, Padre Gerardo è solo un veicolo. Per parlare, perché poi alla fine è lui che fa sì che poi le persone abbiano diciamo, le grazie che vanno a chiedere. Invece questo personaggio, che poi lo vedremo nel racconto, era convinto, lui addirittura per i suoi seguaci più accaniti, queste persone, lui era un santo vivente. Santamente caposanto non era perché poi ci viveva alle spalle di questa immagine sacra. C'aveva una casa da un'altra parte che era stata riempita di oggetti d'arte, di oggetti di valore, si era aggiustata la casa, sfruttava dei fedeli, addirittura sfruttò un fedele, si vede nel racconto, sfruttò un fedele per farsi fare dei lavori di pitturazione nella sua villa, gratis, solo perché era padre Gerardo. Però lo so, purtroppo di tante di queste Poi notizie se ne sono sentite. parliamo pure di un personaggio che dice di essere un prete di un'altra chiesa, però che segue l'anno liturgico cattolico, usa gli stessi paramenti sacri dei preti cattolici, gli stessi colori che si usano durante l'anno dei preti cattolici. Ma da dove è nato questo padre Gerardo? Cioè, tutto questo insieme di nozioni, tutto questo. È un personaggio che È un ho ben persona, capito che è un insieme di è personaggi. un Poi non insieme so, di persone, Frankenstein è un com'è. tipo Frankenstein, è un personaggio che a me colpisce per un particolare, del fatto che lui crea questa cosa a conduzione familiare, perché poi Coinvolge anche la famiglia in la questo. famiglia, la madre, perché la madre, vabbè, la madre lui è la madre. Poi prende questa bottega da mano un'altra persona, che era un'altra persona che perché poi non è la, no, cioè lui la sua villa ce l'ha da un'altra parte. Poi va in un'altra villa di campagna, che io chiamo questo posto, sta scritto sulla copertina il Canalone, dove c'è sta villa di campagna che era edita da un'altra persona che già portava avanti abusivamente una cosa del genere, anche se era una donna. Quindi non è che faceva le messe come poi le fa lui. Cioè lui arriva poi in soccorso di questa donna perché a questa donna viene tolto il prete, perché questa qua aveva il Ah, culto quindi era diciamo una collaborazione tra loro, dove all'inizio. però Poi muore questa persona e lui continua l'attività di questa l'attività di persona. questa persona affiancandosi della presenza di questa donna. Solo che mentre la donna era meno colpevole perché è vero che non fu creduta,
dalla chiesa che lei realmente parlava con questa immagine sacra la parlava e quindi rimaneva all'interno dell'alveo del cattolicesimo, lui poi se ne distacca Quindi inizia a camminare da quando questa solo. donna e cammina da sola e fa una cosa per fatti suoi, però la fa in un modo tale che non è credibile. E noi poi i lettori lo vedranno nel E racconto. allora non svegliamo troppo, perché già abbiamo detto tantissime cose, però credo che siamo riusciti a incuriosire nel modo giusto tutte le persone che ci hanno Esattamente. seguito e anche i lettori. Enzo, io ti ringrazio di essere stato qui, di aver affrontato anche questa tematica un po' inusuale, come avevo detto all'inizio della nostra intervista. E dai, aspettiamo il secondo, vediamo di quale altro tema vuoi parlare sul secondo romanzo. Non penso subito sulla stessa scia del primo. Sicuramente sarà qualcosa che se ne distaccherà. Pure perché io vengo da una realtà dove sarebbe il caso pure di usare un tema, cioè un altro tema caldo, però questa volta proprio di denuncia sociale. E ci sto lavorando intorno. Non abbiamo avuto un colpo di tosse. Va bene, noi attendiamo il cambio appunto della tematica. Perdonatemi per la tosse, può capitare. Enzo, io ti ringrazio di essere stato qui con noi e attendiamo appunto il nuovo romanzo, ma nel frattempo godiamoci questo. Nato con Nato questo con dono. questo dono.